Buonasera a tutti, vi do il benvenuto questa sera alla cerimonia delle benemerenze. Questa sera abbiamo l'onore, perché per me è un onore, di avere il presidente regionale del CONI qua con noi per questa serata. Allora, prima di iniziare, io vorrei che il presidente facesse un saluto a tutti gli sportivi, le autorità presenti di Novara e Provincia. Il presidente Gianfranco Porqueddu. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Vi porto il saluto del CONI regionale del Piemonte e vi porto il saluto del presidente Malagò, al quale ho comunicato stamattina che sarei stato qua oggi. Mi ha detto: mi raccomando, salutami gli amici di Novara, il sindaco, gli assessori, l'amministrazione, tutti gli sportivi, perché ha avuto una bellissima esperienza un paio di volte sia con i campionati di pattinaggio, sia poi con una visita che avevamo combinato in quelle giornate, e quindi mi ha detto: mi raccomando. Io sono venuto anche volentieri a Novara perché oggi è una giornata importante per il mondo sportivo. Oggi si consegnano le benemerenze del CONI, che sono i riconoscimenti più importanti che il CONI dà a tutti quelli che si distinguono con le loro prestazioni, sia atletiche, sia come dirigenti, sia come tecnici. Ma sono venuto anche per un'altra ragione, perché volevo intanto battezzare la mia nuova delegata, che ho nominato a marzo, e per diciamo chiarirci anche con il mondo sportivo novarese, perché negli ultimi 2 anni io non sono più venuto, ma il mio cuore comunque è sempre in tutte le province del Piemonte. Io volevo dirvi alcune cose, rotare del microfono. Io sono stato un feroce sostenitore dell'indipendenza amministrativa e della legittimazione democratica dei comitati provinciali. Vi posso assicurare che mi divertivo molto di più a fare il presidente regionale quando c'erano i comitati provinciali e non i CONI Point come adesso. Ho perso la mia battaglia, e quindi niente, bisogna andare avanti così, ci sono delle regole e io mi sono preoccupato di vedere, in relazione a quelle che erano le vicende, di nominare il miglior delegato possibile in relazione a quelle che erano le domande che venivano fatte. Io vi devo dire una cosa sulla questione della delegata. La delegata era una docente della Scuola Regionale dello Sport in tempi passati, poi si era allontanata, poi si è riavvicinata, io ho avuto modo di conoscerla perché allora non la conoscevo e abbiamo ragionato e mi è parso di vedere in lei la persona che poteva condurre bene il comitato di Novara. Devo dire che le difficoltà non sono mancate, credo che lo sappiate, so che in molti l'hanno aiutata, l'amministrazione sicuramente l'ha aiutata e credo che lei si sia spesa e non poco per poter fare buona figura e per aiutare lo sport di Novara. Io di questo la voglio ringraziare pubblicamente e le dico che non deve smettere però di fare la docente della scuola, perché abbiamo bisogno di una scuola che è sicuramente di alto livello. Anche perché noi sul territorio non dobbiamo assolutamente fare le attività di vertice. Voi sapete che l'incarico, noi siamo il CONI, no? Il Comitato Olimpico Nazionale, ma sul territorio non prepariamo nessuno alle Olimpiadi. È un compito che spetta alle federazioni con le loro strutture apicali e spetta al CONI con il settore della preparazione olimpica. Allora cosa dobbiamo fare noi? Lo sapete tutti perfettamente. Dobbiamo promuovere l'attività sportiva. E abbiamo bisogno di persone che la promuovano veramente con un rapporto costante col territorio e soprattutto con la scuola. Io ho visto che siamo riusciti a riprendere i legami con la scuola, i rapporti, credo, tra la delegata e la coordinatrice dell'Ufficio Educazione Fisica sono ottimi e quindi questo processo a Novara si sta ricostituendo piano piano e quindi nel tempo, poiché
tireremo la riga alla fine del mandato, però io devo dire che sono molto soddisfatto di questo, perché questo è un compito precipuo che ci compete. Come comitato regionale ci preoccupiamo soprattutto di questo. Non so se è venuto a Torino la settimana scorsa, noi abbiamo fatto una cosa proprio perché siamo una squadra importante e una squadra che lavora tutta con lo stesso obiettivo. Abbiamo inventato una manifestazione che si chiama Expo Sport e Salute, dove tutte le federazioni regionali si sono schierate in campo alle OGR, Officine Grandi Riparazioni, inaugurate il 30 settembre, una struttura architettonica straordinaria. E devo dire che abbiamo avuto dei... abbiamo avuto un grandissimo successo. Sulle ali di questo risultato le scuole sono ritornate, perché abbiamo aperto 5 giorni esclusivamente alle scuole, dal lunedì al venerdì, e il sabato alla domenica aperto a tutti. I ragazzi sono tornati il sabato e... l'avete fatto apposta, eh? Dicevo, abbiamo avuto il sabato e la domenica un pienone straordinario, quindi vuol dire che oltre a questo, che è un'azione di promozione veramente forte, noi abbiamo puntato molto su quella che è la formazione. Abbiamo una scuola regionale dello sport che fa formazione a 360 gradi, ci siamo inventati nuove figure professionali che sono nella vetrina della regione Piemonte e che diventano delle professioni che possono aiutare anche il mercato del lavoro. Tanto lo richiamo all'ordine. Per cui, visto che Novara è una provincia assolutamente importante nel sistema, anche nel sistema sportivo piemontese, io oggi voglio fare i complimenti e gli auguri a tutti gli amici che saranno oggi premiati e con la speranza che nel prossimo futuro vengano a Torino il giorno dell'inaugurazione dell'anno sportivo per ricevere loro direttamente dalle mani del Presidente. Questa manifestazione noi la faremo il 1° di marzo. Del 2018 a Palazzo Madame, quindi manderemo gli inviti sicuramente a tutte le autorità che vorremmo che venissero a godere di questo momento importante dello sport piemontese. Grazie. Cambio le pile. Si sente? Facciamo fare un saluto prima di iniziare dal prefetto. Prefetto, se vuole dirci due parole, fare un saluto, saremmo onorati di averla qua. Prego, Paolo Francesco. E dopo facciamo parlare anche Perugini. Gianrulla Scozza. Buonasera, io sono molto veloce, veramente un saluto, perché penso che questa sia la festa dello sport, la festa degli sportivi, di chi verrà riconosciuto come un atleta che ha fatto di più. E questo credo che sia la cosa fondamentale. Cioè avere la capacità di proporsi poi raggiungendo quei risultati o quelle organizzazioni che consentono risultati, perché è questo lo sport, lo diceva anche poco fa il Presidente Porquetto, cioè è l'insieme che è votato a partire dalla scuola a creare un habitus mentale, che è l'abito dello sportivo, il quale ce l'ha già nel suo DNA, ma deve essere aiutato a fare meglio. Io in genere parlo un po' di più, però siccome penso che sia la festa dello sport, quella festa dobbiamo celebrare, e quindi una volta tanto taccio e vi auguro veramente un in bocca al lupo per un prosieguo e per un futuro che veda effettivamente Novara, come peraltro lo è, sempre nelle prime pagine nazionali. Grazie Sua Eccellenza il Prefetto. Facciamo fare un saluto anche da Federico Perugini, ultimo ma non ultimo,
sempre presente a tutte le manifestazioni del CONI, a tutte le manifestazioni sportive. Con me, è vero, ultimamente siamo sempre insieme. Grazie, grazie. Rosalba, buonasera a tutti. Intanto saluto e ringrazio per essere venuto a Novara da noi il presidente Gianfranco Porqueddu e ricambio a nome dell'amministrazione i saluti al presidente Malagò con cui c'è un ottimo rapporto. Anzi, grazie al CONI perché per un bando legato al credito sportivo abbiamo partecipato con la validazione del progetto ad un finanziamento per recuperare la piscina di Via Solferino che nell'estate scorsa è stato oggetto di tanto dibattito e comunque attraverso questo finanziamento verrà restituita ai novaresi innanzitutto come impianto sportivo e speriamo, questo è nei nostri progetti, anche con un utilizzo il più ampio possibile magari nel corso dell'anno. Saluto a mia volta le autorità presenti perché oltre al prefetto vedo ad esempio il comandante dei Vigili del Fuoco, sindaci e colleghi assessori del territorio, anche ufficiali dei corpi militari, e quindi innanzitutto un saluto e un benvenuto qui. Questo per dire che anche trovarci qui questa sera è uno dei momenti di importante dialogo col CONI, voleva il tuo delegato, Presidente, permeare ancora di più la città rispetto a quanto già non fosse il momento e l'occasione di questo premio, è successo e ci troviamo nel Broletto che è uno dei luoghi più simbolici della nostra città. Dico poi solo due cose molto semplici. Intanto i più grandi auguri ai premiati principali, che sono Daniele Pinto come sportivo dell'anno, tennis tavolo e Mimmo Foti, lo abbiamo visto tutti nella cartellina, una vita dedicata allo sport, sicuramente due personaggi, due ragazzi, così Mimmo prendiamo dentro tutti, due ragazzi che allo sport stanno dedicando, hanno dedicato tanto, tantissimo allo sport novarese, quindi hanno restituito anche loro alla città quello che la città credo meriti. Poi un saluto a tutti, posso solo ribadire quello che sempre ricorre e colgo l'occasione Rosalba per farlo, lo hai detto tu all'inizio, è vero, siamo presenti dovunque con tutte le difficoltà che ci sono, sia legate ai temi impiantistici, sia legate alla sostenibilità dello sport. Più che andare dovunque, ascoltare tutti e cercare delle soluzioni che possono essere costruite insieme attraverso un dialogo, non possiamo fare. Certamente qualsiasi problema ci sia ed è esistente ed è inutile negarlo, siamo qui anche questa sera oggi per cercare di superarlo. Altrimenti Novara non sarebbe così, come dire, proficua e ricca di tanti sportivi, di tanti personaggi. La platea è molto ampia. Dal tennis tavolo, l'abbiamo appena citato, all'equitazione, alle arti marziali, la danza, la scacchistica, le polisportive, il nuoto, ci sono tutti, ci siete tutti, insieme al calcio e allo sport, visto che è al volley, visto che ogni tanto ricorrono alcune polemiche, e colgo l'occasione e chiudo su questo, bene, sono solo la punta dell'iceberg, il calcio, il volley, che quest'anno il volley femminile ci ha regalato uno scudetto, non è trascurabile, è importante per il mondo dello sport, sono la punta dell'iceberg, di tutto quello sport di base, caro Presidente, che hai ragione, che qui deve trovare l'infa vitale, nell'amministrazione deve trovare il giusto sostegno, noi ci siamo, facciamo ovviamente quello che possiamo, sempre, solo ed esclusivamente nel rispetto delle regole. Questo è il nostro DNA, questo ci accomuna, grazie Rosalba perché è vero, ci troviamo dovunque e speriamo di continuare a camminare insieme. Grazie, buona serata e auguri ai premiati tutti. Grazie Federico, ti ringrazio. Io volevo fare un piccolo discorso e me lo sono segnato perché avevo di perdere dei punti. Allora, intanto saluto e ringrazio il Presidente Gianfranco Porqueddu per la fiducia e la collaborazione che si sono create in questi pochi mesi dal mio incarico come delegata del CONI di Novara Provincia. Vi do di nuovo il benvenuto, do il benvenuto a tutte le autorità presenti e agli ospiti di tutto il mondo sportivo, perché stasera sarete tutti voi i protagonisti di questa serata, un po' chi premia e un po' chi sarà premiato. Premieremo le eccellenze sportive della nostra provincia, dagli atleti che si sono contraddetti all'interno della disciplina, si sente? Sì. Ai dirigenti che hanno lavorato per anni nelle loro società, e alle società stesse, composte da staff collaborativi, da staff che lavorano veramente in maniera quasi volontaria, senza retribuzione, ma solo per la passione dello sport. E appunto dei risultati, secondo me non si sente, dei risultati importanti saranno premiati questa sera. Le benemerenze sono assegnate in parte da Roma, per cui arrivano direttamente su segnalazione delle federazioni
e in parte vengono date dal CONI provinciale, quindi sempre su segnalazione però delle federazioni e degli enti di promozione sportiva, delle associazioni sportive. Questa sera vogliamo premiare anche la fatica. La fatica perché dietro a ogni raggiungimento sportivo, dietro ad ogni risultato c'è sempre la fatica. La fatica che porta veramente a fare dei grandi sacrifici, ma che alla fine in tanti casi porta dei grandi risultati. Volevo citare anche che all'interno di queste premiazioni mancano tantissime persone che questa sera non sono premiate, ma che comunque meritano tutta la nostra considerazione. Chiunque lavori nel mondo dello sport o faccia sport in generale, voglio dire, deve avere tutta la nostra considerazione, e se non sarà premiato quest'anno può essere che lo sia in un futuro. Quindi io farei un applauso anche a tutte le società e gli sportivi che stasera non sono qua. Gli stati generali, abbiamo parlato del mondo sportivo in crisi, dove dobbiamo ricominciare, da dove dobbiamo partire. Si è pensato di ripartire innanzitutto dai rapporti tra il CONI e la scuola. Ecco, io qua stasera volevo dire che già qui lo stiamo facendo con la Conti, che è grande collaborazione, istituzioni rappresentate questa sera da Milù Allegra per la provincia di Novara, e col presidente, dov'è Milù? Dove sei? Eccola, e col presidente Fidal Paolo Canazza, abbiamo, è una società sportiva, abbiamo messo in piedi un progetto che si chiama Progetto Coriamo, un progetto che sarà rivolto a tutte le scuole medie superiori di primo grado, aperto a tutti i ragazzi, dove ci si cimenterà semplicemente con dei vari tipi di corsa, e sarà quindi accessibile a tutti. Progetto indirizzato a tutti i ragazzi, abili, disabili, a tutto il mondo sportivo. Quindi questo è già l'inizio di una collaborazione, come è stato così paventato a Roma, su quello che poteva essere un grande rimedio in questo mondo in cui lo sport si trova in crisi, i ragazzi fanno poco sport e quant'altro. Io quello che volevo dire stasera è quello di cercare di collaborare tutti tra noi. Il Presidente l'ha detto, dobbiamo imparare a fare squadra, tutti insieme, dal CONI alla scuola, alle federazioni, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive, le discipline sportive, le associazioni benemerite, spero di non aver dimenticato nessuno. Facendo solamente squadra non riusciamo a coinvolgere il maggior numero di persone, dai bambini ai giovani, ai meno giovani, dagli abili ai disabili, disabili che stanno facendo delle cose straordinarie, davvero credetemi, sto vedendo nel mondo dei disabili delle cose incredibili, c'è molta energia, c'è veramente una grandissima attività, per cui farei davvero un grande applauso a loro perché davvero se lo meritano, qua rappresentati da Ugo Concialdi e tutti gli atleti disabili. Allora io direi che per questa sera mi sono già dilungata abbastanza. Prima di iniziare la cerimonia io vorrei ufficializzarla con l'inno, perché ci vuole, e poi partiamo con le premiazioni vere e proprie. Thank you.
benissimo, io adesso cedo la parola al presentatore della serata, Fabrizio Poli. Tutti conoscete Fabrizio Poli, sì, un personaggio, sempre stato anche lui nel mondo sportivo. Scusa. Grazie Fabrizio, ma qui non Buonasera. Si sente niente. Sì. Eh? Perché? Non si sente. Aspetta, vediamo, si sente meglio questo o questo? Secondo me sono uguali. Hai cercato di truffare Rosalba. Buonasera a tutti, benvenuti, un saluto allo Sport Novarese, è sempre un piacere vedere la sala ben popolata, grazie di essere qui. Allora, è una serie di riconoscimenti, di premiazioni, mi sembra che gli intenti siano chiarissimi e molti di voi sono, oltre che i premiati, anche assolutamente preparati su quello che sarà il susseguirsi dei personaggi che verranno riconosciuti con il premio. Il primo premio intitolato allo storico presidente del CONI di Novara, Guglielmo Radice, all'atleta dell'anno 2016, va a Daniele Pinto. Velocissimamente, mentre qualcuno mi raggiunge, ricordo il palmarès della stagione sportiva 2016. A livello nazionale 27 medaglie d'oro, 14 medaglie d'argento, 22 medaglie di bronzo. A livello internazionale 8 medaglie d'oro, 4 medaglie d'argento, 11 medaglie di bronzo. I giovani di tennis nel 2016 ha conquistato oro nel doppio maschile, oro gara squadre, argento nel singolo. Ferma, se avessi finito sarebbe fin troppo facile. Non è ancora sufficiente, perché medaglia d'oro gara squadre, medaglia d'argento nel doppio maschile, nella classifica italiana juniores 2016 è il numero 1 d'Italia, nell'italiana assoluta è il numero 5 d'Italia, nella classifica mondiale juniores è il numero 50, nella classifica continentale juniores è il 24 d'Europa. Ritira il premio, ed è già qua, la mamma di Daniele Pinto, in rappresentanza del figlio che, guarda caso, è impegnato in delle gare a Del Garda. Premia Sua Eccellenza il prefetto di Novara Francesco Paolo Castaldo e la nipote di Guglielmo Maria Carniola. A favore di fotografi e con l'applauso di tutti. Tutto quello che ha vinto. Grazie quindi a Daniele Pinto, alla mamma, al prefetto. Il momento è stato suggellato dalla consegna dei premi, quindi atleta dell'anno 2016 per tutto quello che avete sentito. Il secondo premio è intitolato ad Andrea Gorla, primo presidente del CONI di Novara, una vita per lo sport anno 2016, a Domenico Foti. Per tutti Mimmo, eccolo qua. Vespola il 17 1940, dall'88 al 96 consigliere Piemonte della Federazione Italiana Tennis, dal 2008 consigliere e vicepresidente della Federazione Italiana Tennis, dal 96 al 2000 presidente del Comitato Provinciale della Federazione Italiana Tennis di Novara, attualmente presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Piazzano di Novara, presidente della sezione di Novara e VCO Associazione Stelle al Merito Sportivo 2017, delegato regionale dell'Associazione Stelle al Merito Sportivo. Ritiro il premio Domenico per tutti Mimmo Foti. Premia Sua Eccellenza il prefetto di Novara Francesco Paolo Castaldo e il dottor Giorgio Gorla. Fate le fotografie prima, i discorsi sono fuori cerimoniali, io
declino la responsabilità sul poter concedere o meno la parola. Ne ho facoltà? Bene. Prego. Chi chiede la parola? Prego. Solamente ringraziare il CONI di Novara attuale, il passato, per questo premio che portano avanti da 40 anni per ricordare mio papà, che ha dedicato gran parte della sua vita allo sport e al CONI in particolare. Grazie. Invece io devo ringraziare innanzitutto il CONI di Novara nella... Ah sì, perché giocava, è un campione, sì, ha vinto, mi pare che abbia vinto parecchio tu nella vela, sbaglio, eh? Sì, no, lui abita a Venezia, è venuto apposta per fare questo, ed è un campione di vela. No, allora, ringrazio il CONI e i giornalisti che mi hanno premiato con questo magnifico premio. Lo dedico alla mia famiglia, perché facendo una vita per lo sport la famiglia è rimasta un po' a casa. Grazie di tutti. Grazie a Mimmo Foti, grazie al prefetto. E anche il secondo importante riconoscimento è stato consegnato. Non da meno saranno tutti gli altri che nell'ordine andiamo a riconoscere a questo punto. Al Comune di Novara per la collaborazione in questo anno sportivo, ritira il premio l'assessore allo sport Federico Perugini, premia il delegato provinciale CONI di Novara Rosalba Fecchio. Ecco l'assessore. Al Comune di Novara nella persona dell'assessore Federico Perugini, che gira a tutti, che perfetto, lo troverete in ufficio col caffè. Grazie assessore. Benissimo, grazie a Federico Perugini. Il prossimo riconoscimento va a Linda Olivieri, campionessa italiana juniores di atletica leggera, specialità 400 metri ostacoli svolti a Firenze. Giugno 2017, quarta ai campionati europei Under 20 a Grosseto nel luglio del 2017, il suo tempo di finale agli europei 57 secondi netti. Rappresenta la seconda miglior prestazione juniores time e quinta assoluta nella disciplina nel 2017. Stabilisce inoltre il primato italiano nella 4x400, se ho detto qualcosa di sbagliato la colpa è loro. Ritirano il premio il papà di Linda, il signor Carlo Olivieri, e la mamma, ma anche l'atleta, perché qui mi hanno messo la famiglia intera, perché probabilmente il numero di premi è elevato anche per te. Ci sono i componenti della tua famiglia? Se vogliono raggiungerti, siamo ben lieti di fare anche la loro conoscenza, che a cerimoniale, come vedi, erano stati immessi. Tu che sei abituata a vivere veloce, vedo che hai un DNA ereditato in maniera precisa e perfetta. Rinnoviamo l'applauso nel ritiro del premio a Linda Olivieri, premia il presidente Fidal Novara Paolo Canazza. E insomma, a favore di fotografi che vi immortalano, complimenti di nuovo e rinnoviamo le congratulazioni per questa meravigliosa stagione che si è appena conclusa, ma che non fa nient'altro che aprire sulla prossima, perché il successo più bello è quello che deve ancora arrivare. Me l'hai detto prima, grazie. Allora, passiamo alle prossime persone da premiare, che non sono solo persone ma società, ci sono tutta una lista di premi enormi che ben conoscete. A questo punto passiamo alle onorificenze del CONI nazionale, con le stelle di bronzo al merito sportivo ai dirigenti, cominciando da De Pascalis Simona, anno di inizio attività sportiva dirigenziale l'89, presidente della polisportiva Ovest Ticino Bellinzago Nuoto 1989, ad oggi direttore del centro sportivo Leggio. Ritira il premio Pascalis Simona,
premia il capitano Carmelo Elia in rappresentanza del colonnello Alessandro Luccetti, comandante del reggimento Nizza Cavalleria di Bellinzago Novarese. Eccolo qua. Recuperato anche ciò che sembrava fosse andato perso, che è la cosa importante, è il riconoscimento ufficiale da questo momento, stella di bronzo al merito sportivo. Lista che in questa premiazione, ringraziando di nuovo, continua con il riconoscimento a Daniela Gallina. Anno di inizio attività sportiva dirigenziale 1979, prima segretario dell'Hockey Novara, ecco dove l'avevo già vista, e dal 1998 presidente della Rotellistica, associazione sportiva dilettantistica, dal 2008 al 2010 delegato provinciale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio. Ritira il premio, ed è già qui, Daniela Gallina, premia l'assessore allo sport di Novara, Federico Perugini. Così, mentre ritiri i premi, i fotografi immortalano, Daniela? Volevo dire che questo riconoscimento non è solo il mio, ma tra di voi mancano tre persone che sono state due i miei maestri, il professor Alasia e il fraterno amico Carpani. E al confessore voglio ringraziare la mia famiglia per il fatto. Voglio ringraziare chi ha creduto in me e chi non lo ha fatto perché mi ha spronato. E voglio augurare ai ragazzi, ai bambini, ai giovani che sono nel mondo dello sport l'augurio di incontrare tecnici, dirigenti che amano quello che fanno e che siano loro promotori verso i loro genitori, che siano una tifoseria pulita, che insegni lo sport pulito anche dalle tribune. Grazie a tutti. Grazie Daniela Gallina, grazie all'assessore Perugini. Siamo nella parte dedicata alle stelle di bronzo al merito sportivo riconosciute dal CONI nazionale e a questo punto chiamiamo a ritirare il premio in modo ufficiale Luciano Gianni, anno di inizio attività sportiva dirigenziale 1962. Imprenditore oleggese, presidente fondatore dell'ASD Oleggio Basket che ha festeggiato i 40 anni di successi ed ora milita in Serie B. Attualmente presidente onorario, la sua azienda è main sponsor della società, ora presidente della società satellite Oleggio Junior Basket. Ritira il premio ed è già qui con noi, lo salutiamo di nuovo con l'applauso. Gianni Luciano premia il sindaco di Oleggio, Marcassa Massimo, che è stato allenatore della prima squadra. Prego. Vi invito verso il centro perché se no a forza di spostarci troppo ci ritroviamo al bar, prego. Allora, innanzitutto complimenti per questa bellissima serata, davvero molto. Approfitto di questa occasione perché qui si parla ovviamente di sport e quando si parla di sport dobbiamo capire noi in qualità di amministratori ma comunque di addetti ai lavori quali sono le necessità delle nostre società sportive. Io al primo posto ci metterei l'impiantistica, noi abbiamo bisogno di spazi. Prima ho sentito parlare il Presidente, adesso dobbiamo portare più sport nelle scuole, ma dobbiamo portare anche molti più ragazzini nelle palestre. Noi abbiamo necessità di tanti impianti sportivi nel nostro territorio. Qui c'è un esempio, noi abbiamo una società di Serie B che da anni purtroppo è costretta a emigrare in altri comuni perché non c'è un impianto adeguato. E quindi speriamo che queste serate possano servire ad aiutare le società e le amministrazioni a costruire nuovi impianti. Infine è stato citato, e io sono davvero orgoglioso di essere riuscito a organizzare la festa dello sport nello scorso settembre dedicata alla disabilità, si è aperta una collaborazione tra la nostra amministrazione ed altre amministrazioni con le società sportive che si occupano di disabilità.
dobbiamo fare molto di più, perché dobbiamo assolutamente mettere loro nelle condizioni di praticare lo sport, tirare fuori i ragazzi e le ragazze dalle case e permettere loro di fare tanto tanto sport. Grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie. E ancora complimenti, li rinnoviamo per questa stella di bronzo al merito sportivo. Facciamo un salto alla stella d'argento al merito sportivo a dirigenti e andiamo a premiare con pieno merito Donato Gamarino, per 20 anni presidente regionale Federazione Arrampicata Sportiva Italiana dal 96 al 2016, attualmente componente del Consiglio regionale CONI quadriennio 2017-2020, ha scalato le montagne più alte del mondo nel continente, a sud dell'Equatore, il Kilimangiaro in Africa, la Concagua in Argentina, il Carstens, che per me è già difficile solo da pronunciare, figurati a scalarlo, e il Pongkayaya in Papua Indonesia, il Vinson in Antartide, che è il luogo più isolato del mondo. Ritira il premio Donato Gamarino, premia il presidente del CONI regionale Gianfranco Porcheddu in quello che è il premio che viene consegnato. Ricordo che questa è una medaglia d'argento al merito sportivo. Congratulazioni. Io chiedo scusa perché a momenti devo fuggire, perché ho un viaggio fino a Torino con la neve incombente e non solo. Io chiedo scusa perché prima non ho ricordato nel mio intervento, ma sono stato distratto dal microfono che faceva le bizze, il mio maestro Guglielmo Radice. Io sono cresciuto come presidente del CONI dal 2001 con Guglielmo, che mi seguiva e mi insegnava a fare il presidente regionale. Con i suoi consigli, con la sua esperienza, con la sua capacità di mediazione, io vorrei veramente un applauso forte per Guglielmo. Insieme a tanti ricordi anche molti aneddoti che devo dire con piacere nella preparazione della cerimonia ho avuto il piacere di sentire raccontare dalla viva voce. Sarebbe bello avere tante più ore da poter dedicare a tutto questo, ma poi alla fine sempre accade nel mondo dello sport che tutto si riassume in quella piccola cosa che si chiama applauso e che spesso riempie la vita di carriere, vite intere dedicate al sacrificio, all'allenamento e tutto. E quindi l'applauso non è una parte importante, è fondamentale nello sport. Grazie Presidente, grazie ancora e complimenti. Abbiamo ancora una stella di bronzo, che non è un tornare indietro, ma semplicemente chiudere la categoria che competeva alle stelle di bronzo. Ad essere premiato è Enrico Marchioni, e ci si chiede chi non conosce Enrico Marchioni. Nato il 22 luglio 1972, inizio dell'attività dirigenziale nel 97, attualmente direttore generale Agile Volley Novara Igor Gorgonzola. Ritira il premio Enrico Marchioni, premia il presidente FIPAV Giovanni Pazzalasa. Il primo step, il primo scalino è la medaglia di bronzo, dopodiché quello che sarà il futuro ce lo auguriamo tutti, non lo vogliamo neanche sentire. Complimenti. Rinnoviamo i complimenti, grazie ancora. Bene, possiamo ritornare alla categoria stelle d'argento che abbiamo anticipato con un piccolo intro che ci siamo concessi poco fa. Il prossimo a ritirare il premio e essere insignito della medaglia d'argento del CONI nazionale è Sergio Migliorini. Anno di inizio dirigenziale 1983, non propriamente da qualche giorno. International Triathlon Union, presidente della Commissione Medica Mondiale del Triathlon, che si sta diffondendo molto, ha molti consensi, alle Olimpiadi di Londra e di Rio, ITU Medical Officer, ha preso parte a tutte le edizioni dei campionati mondiali di triathlon, membro della Commissione Medica della FITRI. Ritira il premio, e come lo vedete già qui,
Sergio Migliorini premia il delegato provinciale CONI di Novara Rosalba Fecchio e l'assessore allo sport del comune di Camerisiano. Un po' colto di sorpresa perché magari voleva rimanere un po' defilato, ma ci mancherebbe. A favore di fotografie, qui c'è Cameri, è bello questo senso di appartenenza alla realtà di Cameri e più in generale a Novara, al Piemonte e all'Italia, se no non avremmo suonato l'inno prima. Complimenti e congratulazioni, grazie davvero. Era l'ultimo dei premi assegnati per la medaglia d'argento al merito sportivo, si passa alla stella di bronzo al merito sportivo alle società, cominciando dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Sci Club Lesa 77, che guarda caso nasce nel 77 promuovendo la pratica dello sport sci agonistico e amatoriale sia nordico che alpino. Ha promosso la costituzione di una squadra agonistica giovanile di sci di fondo, partecipando a gare di livello provinciale, regionale, zona Alpi centrali e nazionale, arrivando a ottenere 2-3 ragazzi inseriti nelle squadre del Comitato Alpi Centrali. Nell'ottobre recupera un fabbricato servito per il ricovero dei terremotati dalla regione Friuli, che tutt'oggi funziona come sede sociale, questa è una bella cosa, complimenti, insieme a tutto il resto naturalmente. Ritira il premio il presidente Agostino Visconti, premia il sindaco del comune di Lesa Grignoli. Vorrei che il premio lo ritirasse il mio amico, che è stato il primo assoluto, quello che l'ha voluto. Lui è stato l'idea, la mente, e poi ci sono state tante persone che hanno contribuito a rendere vero il progetto. C'è un aneddoto che vorrei dire. Quando a un certo momento, perché eravamo io e lui, io nicchiavo un po', mi ha preso per il collo e mi ha detto in dialetto nostrano: allora fuma, non fuma mia sto ciclo. E siamo partiti. E un mafalu, come si dice, va bene. Complimenti di nuovo e quindi rinnoviamo l'applauso per questa stella di bronzo al merito sportivo alla società Sci Club Lesa 77. Grazie ancora, accomodatevi. Chiedo scusa, ma purtroppo, nonostante cerchi di contenere i fogli, ma sono veramente tanti, vi chiedo scusa di questo. La stella d'argento al merito sportivo a società è il prossimo premio che riconosceremo e va all'Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Twirling di Oleggio. Nel 2013 medaglia d'oro ai campionati italiani a squadre Serie A, nel 2013 medaglia d'argento al campionato europeo in Svezia. Nel 2015 medaglia d'argento italiano di Serie A, infine nel medaglia d'argento alla Coppa Europa in Francia e bronzo campionato Serie A. Ritirano il premio il presidente della società Anna Ieri e il vicepresidente di Mo. Premiano il sindaco di Oleggio Marcassa e il consigliere con delega allo sport Ivana Vaccaroli. Sì, guadagnate il centro. È bello vedere come tutto questo è accompagnato dalle immagini che ricordano quei famosi attimi e momenti che rimangono poi per la vita, che accompagnano e che verosimilmente sono quelli che hanno accompagnato l'applauso, quell'attimo che sigla tutta una storia e una vita di sport. Complimenti di nuovo e grazie per essere stati con noi a ritirare questo importante riconoscimento. Ce n'è ancora uno e va conferito al gruppo sportivo Gianni Scurato, già stella di bronzo nel 2001 nel campionato Serie D femminile FIPAV, squadra imbattuta per tutto il girone di andata del 2016. Ritira il premio il presidente Pier Davide Castellani, prego se mi raggiunge qui, o si è nascosto, c'è?
Ah, infatti vedevo che dice toccherà a me. Allora mi permetto ritirarlo io, che sono uno dei fondatori della società, che ha più di 40 anni. Bene, premia il coordinatore dell'ufficio educazione fisica e motoria di Novara, Angela Conti. Lasci pure il microfono, che immagino crea difficoltà a poter avere i premi, e a favore di fotografi per questo momento. Grazie ancora, rinnoviamo le congratulazioni al gruppo sportivo Gianni Scurato. È momento di medaglia di bronzo, cara Rosalba. Io quando dico delle cose che non dovessero essere parte... Facciamo dei salutini. Perfetto, ti lascio la facoltà di fare i salutini prima di passare ai premi individuali, che sono un bel numero anche quello. Allora, volevo fare due saluti. Uno è a tutti gli sportivi qua presenti che hanno dato anche lustro alla nostra città, per cui Mario Armano, che è appena stato qua a ritirare il premio, un bel applauso, scusami Mario, ma è doveroso. Cosimo Pinto, immancabile, siamo sempre insieme. Corrado Scaglia, un altro olimpionico. Corrado, dove sei? Corrado, un grande olimpionico, un grande nome a Novara. E non so se c'è Elena Ghiselli, ho invitato anche Elena Ghiselli, non è ancora arrivata, ha detto che sarebbe venuta a fare un salto, e se ho saltato qualcuno perdonatemi. Allora andiamo avanti con le premiazioni. Vai ragazzi, no, suonare. Avete voi il cerimoniale tra le mani, me lo dite quando è il momento, se lo volete adesso, lo volete dopo, ti facciamo suonare. È prevista la possibilità di un intervallo musicale. Qui ci sono gli strumenti, ma soprattutto ci sono i ragazzi che sapranno usarli in maniera dovuta. Il primo ad esibirsi, perdonami, raggiungo solo il foglio dove c'è il tuo curriculum, di certo non meno importante di uno sportivo, anzi ve ne accorgerete. Ci allieterà con il suo violino Samuele Breda, che studia violino presso il Liceo Musicale Felice Casorati di Novara, allievo del maestro Dino Scalabrin, frequenta il Conservatorio Cantelli sotto la guida del maestro Guido Rimonda, suonerà l'Allemanda di Johann Sebastian Bach, tratto dalla partita in re minore per violino solo BWV 1004 del 1720. Giovanissimo, ma ve ne accorgerete, l'ho sentito prima. Samuele Breda! Thank you.
preda con la P, giusto? Però hai visto che bello? Questa calligrafia a mano, vergata in questa maniera. Congratulazioni. Quanti anni hai? 18 anni, signori. Rinnoviamo l'applauso. Rosalba, te 19, prego. 20. Scusate, ma voglio fare due saluti ancora. Lo so che sono noiosa, però devo salutare tutto il mondo della scuola, rappresentato soprattutto dai ragazzi che mi hanno dato una mano. La mia scuola principalmente, il Pascal di Romentino, adesso io non so se la mia preside c'è, non c'era stata invitata, ho invitato dei colleghi, Francesca Galli, Mauro Brenta, mia preside Silva Balti. Se posso fare queste cose anche grazie a loro che mi aiutano in queste doppie attività. Ringrazio comunque i ragazzi oggi qua presenti, qua c'è tanto mondo della scuola, ci sono le mie ex alunne, Dora Franzini, anche loro Pascal di Romentino, saluto Samuele Preda, figlio di collega, siamo tutti una grande famiglia, i ragazzi che stanno dopo, Federico Oliva, dimmi come ti chiami, che non mi ricordo, Federico Oliva, lo conosco perché è stato un mio alunno, più Alessio Platinetti, Enrico Beccaria, che dopo ci allieteranno anche loro, e grazie a tutti i ragazzi e sono sempre davvero collaborativi, sono davvero la nostra risorsa. Grazie a tutto il mondo della scuola qua presente, oltre a tutto il mondo sportivo. Grazie, faccio continuare a Fabrizio, ma poi ringrazierò ancora, avevo tanti ringraziamenti ancora da fare. E ringraziamenti anche a Rosalba, c'era un altro microfono di lì, ho approfittato, questo è quello che funziona bene, sono antipatico e do quelli che non funzionano. Tutto bene? Bene, allora possiamo passare alle medaglie individuali, riconoscimenti agli atleti, cominciando dalla medaglia di bronzo e quindi andando all'ultimo pezzo di questa premiazione che poi ci porterà a qualcosa di particolarmente accattivante anche dopo il momento musicale. Va bene, allora, medaglia di bronzo, la prima viene ufficialmente consegnata a Buffa Brent Francis del baseball softball, campione italiano baseball attualmente residente negli Stati Uniti, quindi ritira il premio Giuseppe Guilizzoni per Buffa Brent Francis. A premiare il dottor Paolo Cortese, che non vedo, non vedendo, posso far sì che il premio venga consegnato dalla delegata Rosalba Fecchio? Bene, consegna il premio la delegata Rosalba Fecchio. Stella di bronzo al merito sportivo, lo ribadisco, Buffa Brent Francis, attualmente negli Stati Uniti. È il primo riconoscimento individuale a un atleta con la medaglia di bronzo al merito sportivo. Sono, nel senso che queste medaglie ogni tanto scappano e bisogna poi recuperarla. Allora, per fortuna che il pavimento permette di ritrovarle abbastanza in fretta, perché sennò qui abbiamo dei problemi. Il prossimo riconoscimento, altra medaglia di bronzo al merito sportivo, il prossimo atleta a esserne insignito è Federico Crescentini. Pesistica, campione italiano. Distensione su panca, chilogrammi 69, ritira il premio proprio lui, Federico Crescentini, eccolo qua. Premia il commissario capo, dottoressa Sara Palermo. Congratulazioni, il centro della scena è per voi, perché i fotografi hanno bisogno di immortalare anche questo momento. E quello che vedete, naturalmente, non è che la sua prestazione. Grazie ancora a Federico Crescentini, rinnoviamo l'applauso e le congratulazioni, andando verso quello che sarà l'ultimo atleta in questa sessione a essere insignito della medaglia di bronzo al merito sportivo, ed è una atleta, Veronica Mosconi. Dal tennis tavolo, campionessa italiana doppio femminile, ritira il premio Veronica Mosconi, eccola qua, accompagniamola con l'applauso ancora, senza problemi, senza sottrarci a ciò, premia il delegato Fitet Novara,
Marco Franzo. Complimenti, congratulazioni di nuovo. E il tennis tavolo prende un altro riconoscimento importante con questo atleta. Siamo alle medaglie d'argento al merito sportivo, altri atleti che vengono premiati. Il primo di questi arriva dal tiro con l'arco, si chiama Roberto Airoldi. Terzo classificato alle Paralimpiadi Para Archery Recurve Open, ritira il premio Roberto Airoldi, premia il sindaco di Galliate, anzi il sì, c'è il sindaco di Galliate, perfetto. Il vice sindaco Flora Ugazio, chiedo venia per non aver riconosciuto immediatamente, benvenuta vice sindaco. A lei l'onore di consegnare ufficialmente questo riconoscimento, che è una medaglia d'argento al merito sportivo dal CONI nazionale a questo straordinario atleta del tiro con l'arco. Complimenti. Prego, certo che sì. Particolarmente onorata, perché Roberto è l'esempio proprio del ragazzo che diceva prima la collega Rosalba Fecchio, un disabile che ha dato della sua disabilità il meglio, ha saputo recuperare tutto quello che è lo spirito sportivo della vita, la vita stessa, e questa è la dimostrazione, un grande davvero. Gagliate poi quest'anno è stata prolifica di premi, quindi oltre a Roberto avremo altri premiati, e sicuramente lui è ormai in carriera, quindi lo avremo altre volte con noi, io mi auguro. Quindi grazie per questa bella cerimonia che ci permette di premiare persone davvero splendide e grandissime per il nostro paese, che danno lustro a Gagliate. Grazie mille. Congratulazioni, grazie vice sindaco, però sindaco in questo momento, visto che rappresenta in pieno effetto. E l'atleta che è Roberto Airoldi per il tiro con l'arco, medaglia d'argento al valore sportivo, stesso premio che viene consegnato a questo punto a un altro atleta che arriva dal mondo del tennis tavolo, si chiama Kalem Amin Mohamed, eccolo qua. Terzo classificato alle Paralimpiadi tennis tavolo paraolimpico singolo, ritira il premio Kalem Amin Mohamed, premia Ugo Concialdi. Ecco che arriva chi ti deve consegnare il premio e il premio al tempo stesso. Medaglia d'argento al valore sportivo. Grazie anche a questo straordinario atleta. Un altro premio, che è un'altra medaglia d'argento al valore sportivo, viene consegnato in questo caso a Giulio Molinari. In uniforme, come è facile vedere. Congratulazioni a Giulio Molinari, che arriva dal mondo del triathlon, poco impegnativo, uno sport da niente, campione europeo cross individuale, ritira il premio appunto Giulio Molinari, premia il delegato provinciale FITRI di Novara, Francesca Galli. Stavo guardando le immagini, complimenti per il brand facilmente riconoscibile tra tanti. Congratulazioni di nuovo a Giulio Molinari. E adesso il cerimoniale prevedeva, è stato un po' stravolto, un altro momento musicale. Io non so se devo rispettare questo momento, che io con grande piacere, perché i ragazzi hanno una gran voglia di essere con noi e donarci la loro preziosa capacità di suonare questi strumenti non certo modernissimi. Io vorrei ricordare però i vostri nomi, perché prima Rosalba li ha ricordati a memoria ed è una qualità che non mi appartiene, arrivato a questo punto della vicenda. Però sono
dati netti. Gli strumenti due, ma loro saranno lì. Dopo Alessio Platinetti c'è Federico Oliva e Enrico Beccaria. Eccoli qua.